Francesca Cecchini, 45 anni, laureata in sociologia commerciante, sposata con una figlia, è la nuova segretaria della lista civica La Tua Fano, che questa mattina ha annunciato in modo ufficiale tutti i componenti. Sarà una nuova fase, dunque, che li vedrà ancora protagonisti sulla scena politica, con un ruolo inedito, diverso dal passato, e che intendono portare avanti rimanendo in stretto contatto con i cittadini e mediante una collaborazione con la maggioranza, anche se l'accusano di totale immobilismo e di assenza di identità, vista la continua subordinazione rispetto alla città di Pesaro. Sarà un'opposizione costruttiva, non di censura come è avvenuto negli anni addietro, e cercheremo soprattutto di stabilire un contatto diretto con la cittadinanza, con i cittadini, per dar modo a chiunque di poter esporre i propri problemi, cercando poi noi di rimboccarci le maniche e di poterli risolvere. Quando si è avvicinata a questa lista civica? Le scorse elezioni amministrative mi è stata proposta la candidatura e l'ho accettata proprio perché è lista civica, apartitica. Ci tengo molto a questo perché non ho molti legami con la politica, non mi piace come va avanti l'Italia a livello regionale anche tutto. E quindi ci metto la mia faccia proprio perché per cercare di riuscire a andare avanti con gli obiettivi che abbiamo in mente e soprattutto questo dar voce ai cittadini che ne hanno molto bisogno in questo periodo soprattutto. La segreteria è composta sia da figure con esperienze decennali nel movimento sia da persone che invece si sono avvicinate alla lista durante le ultime elezioni. Ne fanno parte i due vicepresidenti Luca Serfilippi e Fiammetta Rinaldi, l'ex sindaco Stefano Aguzzi, Nicola Anselmi, Pamela Cirrioni, Marinella Fenzi, ancora Mauro Nicusanti, Sara Pezzolesi, Carla Scardacchi e Giacomo Mattioli, che proprio questa mattina ha ceduto il posto al nuovo coordinatore. Oggi la rilanciamo ancora una volta con un passaggio di testimone simbolico da me alla nuova segretaria entrante Francesca, a cui auguro buon lavoro, e la riporteremo sicuramente nel giro di pochi anni al governo della città. Durante la conferenza Serfilippi ha poi illustrato i loro impegni prioritari, tra questi la salvaguardia della sanità, dei servizi sociali, delle aziende pubbliche con la fusione delle due ASET ancora incompiuta. Inoltre spingono affinché si trovi una soluzione definitiva al dragaggio del porto, anche con delle loro proposte, oltre alla difesa della costa, al piano regolatore, visto che ad oggi, secondo la lista civica, non si è fatto ancora nulla, così come per un progetto alternativo per l'area dell'ex zuccherificio. Inoltre, tra le linee guida, il decoro e le opere infrastrutturali, come la Fano Grosseto, il completamento degli interquartieri e le opere scolastiche, in particolare quella di Cucurano Carrara e l'agrario del Cecchi a Fano. Mentre per poter dar voce ai cittadini, il gruppo dirigente sollecita la popolazione ad inviare critiche, suggerimenti, consigli o soluzioni tramite la loro pagina Facebook per riuscire così a rappresentare al meglio le esigenze di ognuno. Il nostro intento è quello di portare avanti, no, quelli che sono stati sia gli indirizzi e gli obiettivi che in qualche modo ci hanno dato sia dei risultati, no, per 10 anni positivi, e anche se oggi ci vede all'opposizione non deve venire a meno il nostro entusiasmo e la nostra motivazione per continuare a fare il bene della città e, perché no, per ridiventare anche di nuovo protagonisti magari fra 4 anni.